In questo diario di questa transizione, di questa pandemia 2020, questo appuntamento oggi lo dedichiamo con una persona, con Beppe Giaquinto, che i telespettatori conosceranno sicuramente, una persona molto attenta, una persona molto dinamica sul territorio, ha fatto politico da una vita, portavoce del Comitato Utenti Trasporto Pubblico dell'Isola di Procida, di Procida in Movimento, e comunque sempre, si è sempre occupato della cosa pubblica e del rispetto innanzitutto dei cittadini. Caro Peppino, i due argomenti salienti di questo periodo sono un po' la riduzione delle corse da e per la terraferma e che ti hanno visto molto spesso in questi anni, ma in questo periodo particolare, molto attivo. Sì, ringrazio te, caro direttore, ringrazio i telespettatori a cui dico ovviamente la buona serata, ringrazio gli amici di Teleschia. Il periodo è difficile, caro direttore, e quindi indubbiamente non possiamo gettare la croce sugli armatori privati che hanno ridotto, diciamo, le corse, perché è ridotto ovviamente tutto il traffico commerciale, diciamo, sulle isole. Questo è indubbio, però diciamo, quello che mi preme sottolineare una cosa. Ieri anche in Consiglio Comunale ho sentito dire che l'aspettativa è che Procida possa ovviamente incrementare il turismo e quindi il mercato può determinare un aumento delle corse. Se da una parte questo ovviamente mi fa piacere e mi sta bene, dall'altra no, perché dico che il mercato non può determinare ed assicurare quelle che sono le esigenze primarie dei cittadini isolani. Nel senso che i cittadini isolani hanno la necessità di muoversi via mare, questo lo sappiamo tutti, e devono vedere assicurato il loro diritto alla mobilità. Ora, io non credo che se ci sono ovviamente oggi come oggi, di questi tempi, due cittadini che hanno necessità di cure ospedaliere in terraferma facciano mercato. È chiaro che no, come se ci sono tre insegnanti che devono andare per forza a scuola o comunque tre lavoratori facciano mercato, neanche. Però queste persone vanno tutelate e quindi vanno assicurate quelle che sono le loro esigenze primarie di spostamento. Per cui dico che qui bisogna fare un discorso serio, bisogna intervenire con i soldi, con i denari, perché io ritengo che la Caremar ad oggi, visto che non ha prospettato nessuna politica di investimento, di incremento del naviglio, da sola non riesce ad assicurare tutte le necessità del territorio locale, no? L'abbiamo visto perché abbiamo visto che siamo stati costretti a togliere una partenza per Pozzuoli e metterla su Napoli perché la coperta era corta e quindi non riusciva a chiudere tutto. Quindi c'è bisogno dell'intervento dell'armamento privato, il quale ovviamente senza soldi, soprattutto di questo periodo, non ha alcuna ovviamente convenienza ad assicurare le partenze. Però le comunità comunali isolane presso la Regione devono fare un intervento serio, diciamo costruttivo, cioè presentare un piano orario di quelle che sono le partenze necessarie, ineliminabili per le esigenze di un territorio e farsele finanziare, così come avviene a terra. Cioè a terra anche il più piccolo paese, diciamo di montagna, di 300 abitanti, viene servito da autolinee che vengono sovvenzionate. Perché invece a mare abbiamo questa difficoltà a sovvenzionare delle corse che possono essere essenziali per la mobilità degli isolani? Questo, diciamo, è il discorso serio da fare. Quindi è vero che il mercato ci dà maggiore margine di miglioramento, però qui non parliamo di mercato, qui parliamo di esigenze della popolazione, studenti, pendolari, lavoratori, utenti dei servizi sanitari, dei servizi pubblici che stanno in terraferma, e gente che deve muoversi per necessità. Questo è il problema, non è il mercato. Quindi l'intervento va fatto in regione, quindi da questo punto di vista. Relativamente poi anche a quello che è avvenuto ultimamente con la Medmar, che ha deciso così, da un giorno all'altro, di cominciare subito a soprassedere a delle corse, tagliando completamente quelle quali erano la nostra contingenza territoriale, prima con Napoli e poi con Pozzuoli. Voi come comitato avete subito comunque posto in essere, insomma, avete messo in campo le vostre, insomma, quelle che potevate fare, tutto sommato. La ricezione da parte dell'amministrazione nei confronti di Medmar, come prosegue? Possiamo restare solo in balia di Caremar? No, non possiamo restare, però il problema, ripeto, è che noi non abbiamo delle corse con obbligo di servizio pubblico, come dice sempre l'amico Pasquale Sabbia, che ricorda i tempi passati. E quindi è chiaro che l'armamento privato, nel momento in cui ha visto ridursi il traffico,
commerciale per Procida, da per Procida, sia passeggeri sia diciamo, di quello diciamo, appunto commerciale, ha tolto la nave su Pozzuoli. Così come a Ischia c'è stata una riduzione ovviamente del traffico e quindi ha lasciato Pozzuoli e invece ha tolto quella nave che aveva su Napoli e che faceva anche due corse per Procida. L'amministrazione ben poteva di fronte alle richieste diciamo, della Medmar, perché la Medmar quando è andata in regione ha detto io posso continuare, però ovviamente ho necessità che si intervenga economicamente per sostenere queste linee. E quindi la ben poteva, per cui si è limitata, ripeto, a fare quello spostamento della nave per Napoli, garantire la nave per Napoli alla 7 attraverso la Carmel e toglierla su Pozzuoli, facendo intervenire poi l'aggesso su quella partenza. Ripeto, sono aggiustamenti che però diciamo, non risolvono il problema, come dicevi tu. Noi non possiamo rimanere in balia della Carmel perché la Carmel non ce la fa, cioè da sola non ce la fa. Noi negli ultimi anni, in cui ovviamente è subentrato il privato nella Carmel, non abbiamo sentito parlare che sono in costruzione diciamo, delle navi che possano incrementare il naviglio e quindi garantire una maggior copertura. Anzi, si paventa quasi che ci sia proprio la volontà di stringere sempre più la Carmel in modo tale che poi il privato si prenda poi su tutto quello che è il mercato dei collegamenti con le isole, quindi poi c'è tutto il contrario, quindi qua siamo seriamente preoccupati, quindi è una politica regionale diversa che deve essere fatta per il trasporto marittimo, così come è fatto per il trasporto terrestre, nel senso che è anche giusto che ci sia un'integrazione tra pubblico e privato, tra Carmel e privati, va bene anche. Con un piano orario che ovviamente detta la comunità locale, perché siamo noi come comuni che dobbiamo dire quali sono le corse che ha la comunità, dopo aver sentito i vari attori del territorio, che devono essere garantite. Dopodiché lì bisogna intervenire con soldi, con degli stanziamenti che la regione mette per garantire quelle corse essenziali, che siano privati, che siano Carmel, può andare tutto bene, però devono essere corse sottoscritte, regolamentate e soprattutto con sanzioni previste in caso di inadempienza. Quindi è tutto questo, cioè il discorso che si è fatto con la Carmel, che ha un contratto di servizio con la regione per effettuare i collegamenti, deve essere fatto pure con quelle corse dei privati che a noi ci necessitano. Quanto secondo te è necessario distinguere le corse di Ischia dalle corse di Procida? Per anni abbiamo sempre saputo, abbiamo sempre letto, abbiamo sempre capito che per l'ischitano medio quella della tappa a Procida è una tappa un po' forzata, giustamente forse dal loro punto di vista, perdere una mezz'ora tra attracco e ripartenza e non avere delle corse ben distinte. Quando si può lavorare anche su questo per disgiungere le varie corse? Ma questo diciamo è un po' più difficile farlo, caro direttore, perché diciamo negli anni diciamo, in cui ovviamente c'era la Carmel abbondava del finanziamento pubblico, è chiaro che lì potevamo anche intervenire e chiedere che ci fosse un collegamento diretto da Procida per Napoli o per Pozzuoli con nave. Oggi ovviamente solo su metalli privati capisci bene che nessun privato preferisce diciamo, navigare con una nave ad un quinto diciamo, della capienza, perché è economicamente non conveniente. Quindi diciamo, su questo credo che ci siano molti più problemi. Ovviamente diciamo, ci sono certe cose che vanno chiarite, nel senso vanno anche lì sottoscritte, perciò dico, ci vuole il peso politico in regione abbastanza, vanno sottoscritto un regolamento che prevede che a Procida vengono diciamo, lasciati alcuni posti auto disponibili, anche passeggeri, perché noi abbiamo assistito che, per esempio, ne parlavo anche con il dirigente della biglietteria Carmel, noi assistiamo soprattutto d'estate, visto che adesso le prenotazioni la maggior parte delle persone le fanno online, che una nave attraverso le prenotazioni online diciamo, assorba tutte le richieste che arrivano da Ischia diciamo, e quindi quando arriva a Procida riesce a pigliare quelle 50, 60, 70 persone, che diventa economicamente non conveniente sia per chi gestisce la biglietteria, ma soprattutto diventa irrispettoso e riguardoso verso la comunità locale procidana. E quindi qui vanno è chiaro stabilito delle regole, vanno lasciate ovviamente un determinato numero di posti auto in garage per Procida, come un determinato numero di passeggeri di stazza diciamo nei saloni. E quindi diciamo oltre questo io non vedo se non appunto quel mercato privato che poi negli anni è intervenuto attraverso la GES, attraverso la Medmar, con cui abbiamo avuto delle navi di collegamento diretto tra Procida e Pozzuoli. Ischia da parte sua ha avuto invece l'agevolazione di conservare l'aliscafo, perché come sappiamo bene quando interviene la comunità europea
Capri perse l'ali scafo, Capri non ce l'ha l'ali scafo Capri, ma perché era un collegamento diretto, e quindi quando i collegamenti sono diretti la Unione Europea bacchetta perché è anticoncorrenziale e concorrenza diciamo sleale, per cui proprio lo scalo di Procida ha permesso a Ischia di conservare l'ali scafo, tanto è vero che tutti gli ali scafi che partono da Ischia e Caremar fanno lo scalo a Procida. Se questo è, cambiamo un po' argomento, sì. Sui trasporti è stato uno dei tuoi cavalli di battaglia del comitato di cui sei il portavoce e il rappresentante, l'altra che sempre riguarda, semmai non la mobilità, è comunque sempre via mare, è quella legata all'idroambulanza. Questo problema che purtroppo ci trasciniamo da anni con tre idroambulanze molto molto vecchie, costruite nel 1995, sono un vero disastro. La nostra è ancora in cantiere, si è riuscito a riparare quella a Ischia ed è ferma a Ischia, nell'eventualità che succeda qualche cosa deve partire da Ischia, venire a Procio, deve venire da Capri, venire a Procio e portare a Pozzuoli. Anche su questo punto di vista ti sei battuto molto, perché non possiamo permetterci di una sanità già sul territorio si riesce a fare giusto e necessario e forse anche con grande spirito di professionalità da parte dei medici che lavorano al nostro presidio ospedaliero, però non possiamo stare che da un momento all'altro, una volta all'anno, due volte all'anno, queste idroambulanze sono destinate al cantiere, perché vecchie, perché del 1995, perché i pezzi di ricambio non si trovano più, e anche su questo tu ti sei battuto. Come sta oggi la situazione? Ma la situazione è ugualmente preoccupante, perché? Perché anche qui, come ti dicevo prima, per il naviglio diciamo che ci garantisce i trasporti marittimi, anche per quanto riguarda la questione di idroambulanze, sembra che la vita ci sia fermata agli anni 80-90, in cui abbiamo costruito le navi, care, ma abbiamo costruito le idroambulanze, dopodiché nessuno più è intervenuto per ovviamente rimodernare e incrementare diciamo, questo parco mezzi. Quindi che succede? Succede che appunto una disgrazia come è capitata a quella di Procida, che purtroppo nel cantiere ha avuto un incidente crollato diciamo, dal basamento, dalla sella, però aveva la fortuna di avere i motori fatti da poco, per cui ce l'ha prestati a quella di Ischia che invece aveva i motori ormai usurati, quindi da due è venuta fuori una. Il problema anche qui, l'amministrazione comunale non può fare il lavoro a metà. Cioè io ho detto che secondo me Procida, dal punto di vista sanitario, è l'isola più debole, perché voglio dire qui le emergenze, nessun tipo quasi di emergenze può essere affrontato in loco, quindi il trasferimento diventa quasi obbligato. Allora sarebbe più giusto se quella unica, ma dove detto che mo c'è rimasta da Ischia a Procida, non facesse stanza a Ischia, ma praticamente si fermasse, stesse qui a Procida e all'occorrenza diciamo servire Ischia. Mi sembra più naturale, perché noi anche dal punto di vista sanitario siamo diciamo la Cenerentola del Golfo, cioè siamo la più debole, e quindi avere un mezzo in loco che ci ammortizzi i tempi di arrivo a Ischia, oppure malauguratamente stia facendo già un soccorso a Ischia, noi qui comunque non avremo diciamo, l'immediata disponibilità del mezzo navale, quindi insomma, questo poi è un altro punto di vista. Quindi io qua ho scritto proprio al prefetto chiedendo il suo intervento diciamo, da questo punto di vista, perché ripeto, la questione sanitaria è altrettanto grave, se non più grave, diciamo, della mobilità marittima. Però, diciamo, ripeto, va affrontato con forza, con energia da parte dell'amministrazione, facendoci rispettare. Cioè, qua è sempre una questione di rispetto, sia per quanto riguarda il trasporto, ma anche per quanto riguarda la salute. Dobbiamo farci rispettare, perché non possiamo debellare i servizi ospedalieri o sanitari locali e nello stesso tempo privarci pure di un mezzo di trasferimento. Insomma, mi pare veramente un po' che ci mettano i piedi in testa da questo punto di vista, no? È vero, molto spesso tu parli proprio di cittadini di serie B, quando devi identificare il procidano rispetto ad altri. Oltre questo, tu sei anche portavoce e rappresentante di Procida in Movimento, e non posso, penso che questa sia la prima intervista che tu faccia, almeno televisiva, sì, sia post elezioni del 20 e il 21 settembre, un po' le contingenze di questo periodo che non ti hanno permesso di essere sul territorio, questioni lavorative e altro. Ti sei fatto un'idea di questa campagna, allora, di che cosa è successo il 20 e il 21 settembre con la riconferma di Dino Ambrosino alla carica di sindaco di Procida, con una rinnovata squadra fatta anche di nuovo ingresso in consiglio comunale? Abbiamo 7 consiglieri comunali, se non ricordo male, nuovi all'interno dei 17 del consiglio comunale, con la volontà da parte loro di proseguire quel percorso molto importante iniziato nel 2015, quindi continuare, e dall'altro lato l'opposizione che in un qualche modo cerca di fare il suo lavoro. Sì, indubbiamente è chiaro che diciamo, le elezioni le ha vinte Dino Ambrosino, diciamo, e su questo fin quando ovviamente qualcuno non ci dirà che non è così, e dobbiamo diciamo, accettare questo verdetto. Poi è chiaro che
diciamo, quello che è stato, diciamo, lo scontro, soprattutto alla vigilia, diciamo, delle elezioni, fa parte di quella, come voglio dire, anarchia che ormai vige, diciamo, all'interno delle aggregazioni politiche, perché tu sai bene, meglio di me, insomma, essendo io cresciuto nella sezione di partito, esisteva un altro tipo di rapporto, un altro tipo di confronto, un'altra disponibilità al dialogo. Tutto questo oggi sì, abbiamo, diciamo, e ci fa piacere che abbiamo delle presenze nuove in Consiglio Comunale, però non sappiamo dove si siano formate, se non, diciamo, nella professione, che già, diciamo, una buona cosa, nel loro percorso di vita, che c'è una buona cosa, però certamente dal punto di vista politico poi mancano quelle basi necessarie che ci fanno soprattutto essere tolleranti verso l'altro, verso chi ha una posizione diversa, ma che ovviamente non diventa nemico. Quando questo, diciamo, non c'è, e certo, vengono fuori quelle, diciamo, ostilità che fanno parte, diciamo, di quella politica, diciamo, più becera, più bassa, perché sono ostilità che in un territorio come nostro neanche dovrebbero immaginarsi, che io, diciamo, neanche ricordo, diciamo, neanche in tempi di aspre battaglie tra chi vinceva e chi perdeva. Invece adesso non solo proseguono, ma hanno caratterizzato la vigilia, perché si crea questo clima, diciamo, quasi di odio, diciamo, tra virgolette, tra gli opposti attori in campo. Questo fa comodo a l'uno e all'altro, come voglio dire, diciamo, mantenere, però è chiaro che non fa bene alla comunità, non fa bene, diciamo, all'isola di Procida, perché anche l'opposizione, come credo che adesso farà, può svolgere un ruolo propositivo, diciamo, per il territorio. Abbiamo visto già, diciamo, in qualche occasione sono venute fuori delle proposte che poi sono passate, qualcuno è passato all'interno del Consiglio Comunale. Quindi è questa, diciamo, la buona politica di cui Procida ha bisogno in questo momento, perché mettere insieme, diciamo, persone nuove con l'incapacità poi di interloquire, semmai con chi ha più esperienza, e, diciamo, qua chi ne fa le spese poi è Procida, perché, diciamo, veramente poi mostriamo debolezza, diciamo, a tutti i livelli, anche, diciamo, istituzionali. Mentre invece, mi comprendi, no? Diciamo, sì. Riuscire a trovare momenti di confronto e di dialogo costruttivi è cosa buona, e ti ripeto, è cosa buona per l'isola soprattutto. In questi giorni, proprio l'ultimo Consiglio Comunale che si è tenuto qualche giorno fa, il sindaco, secondo quando poi espressamente richiesto dalla legge e in particolare dal testo unico degli enti locali, ha espresso le linee programmatiche dell'Ambrosino Bis, della sua consigliatura, del suo mandato da sindaco. Bene o male, da parte di qualcuno c'è stata a storci un po' la bocca, perché ha visto più ancora il programma della Procida che vorrei, che è diverso da quello che doveva essere linee programmatiche. Tu hai avuto modo di leggerle, hai avuto modo di vederle, hai avuto modo di seguirlo quel consiglio comunale, per farti un'idea di quello che sarà, almeno che saranno i prossimi 5 anni? Ho seguito il consiglio, caro direttore, e ti devo dire la verità che, diciamo, le perplessità anche espresse dall'opposizione sono un po' pure le mie, diciamo, perché è ovvio che quando tu enucli tutta una serie, diciamo, di proposte per il territorio che non vanno ad incidere, diciamo, sulla fisionomia del territorio stesso, non stai gettando le basi per il futuro, perché io penso che chi amministra, diciamo, come primo compito è quello di consegnare a chi verrà dopo un'isola migliorata, no? Diciamo, su questo dovremmo impegnarci tutti dal punto di vista amministrativo. E invece vedo che anche qui, diciamo, si cerca sempre di mantenere soprattutto degli equilibri, diciamo, territoriali, ma poi di non fare quelle scelte fondamentali. Per esempio, ho sentito parlare di centro storico, però per esempio non ho sentito parlare di centro storico chiuso al traffico, come vorrebbe che fosse un'amministrazione qualsiasi, soprattutto poi di centro-sinistra. Insomma, il centro storico va tutelato, diciamo, e quindi se noi vogliamo fare, diciamo, che nel 2030 vogliamo tutti i mezzi elettrici, cominciamo allora nelle linee programmatiche per i prossimi 5 anni a mettere una sperimentazione di questo per il centro storico, vado al centro storico. Per esempio, per il centro storico stesso, io andrei a fare un grande progetto di riqualificazione urbanistica e di rivitalizzazione commerciale. Perché, caro direttore, tu sai bene che dalla Marina fino a San Leonardo è un volto. Se guardiamo il volto dell'altra parte, cioè da San Leonardo a Piazza della Repubblica, da San Leonardo a Madonna delle Grazie, mi pare un po' una desolazione. Cioè, eppure siamo in poche centinaia di metri. Centinaia di metri. Non possiamo andare a proporre quel prodotto ai turisti che verranno, ai visitatori dell'Isola della Cultura, se mai sarà.
E quindi dico, lì dobbiamo fare uno sforzo ulteriore, cioè quando gettiamo le linee programmatiche dobbiamo dire che quel centro storico va rivitalizzato, gli va cambiato il volto, ripeto, riqualificazione territoriale, cioè abitativa, riqualificazione abitativa, insediamenti commerciali con botteghe di artigianato, botteghe di, anche piccoli ristorantini, tutto quello che può venire fuori. E poi soprattutto la chiusura, diciamo, al traffico micidiale che veramente ci incatena i muri. E allora dico lì, anche lì, diciamo, non ho visto coraggio, non ho visto coraggio sulla scelta, diciamo, del trasporto pubblico locale, come migliorarlo e rivitalizzarlo, diciamo, perché così com'è non mi pare che sia così appetibile per chi deve rinunciare all'auto e riversarsi sul trasporto pubblico. Non ho visto grandi progetti come per esempio ha fatto Monte di Procida attraverso il sindaco pugliese, che nelle sue linee programmatiche ha disegnato un Monte di Procida diverso. Noi qui, diciamo, sono anni che veramente non riusciamo più a vedere un intervento, diciamo, sul territorio, anche dal punto di vista dei lavori pubblici, forte, che è capace in un attimino di ridisegnare e cambiare il volto dell'isola. Si fanno quei lavori pubblici che ovviamente la legge, soprattutto i finanziamenti, ci permettono di fare, ma non si hanno idee, diciamo, da farci ovviamente finanziare per disegnare una Procida che possa un attimino dare alle giovani generazioni prospettiva di futuro. Per cui rimaniamo incatenati, diciamo, a quest'ambito locale che ci va un po' stretto ormai. Per esempio io non ho sentito molto parlare, a parte l'escavo, ma non ho sentito parlare della riqualificazione delle scogliere qua. Per esempio, siccome noi non abbiamo spazio a terra, perché ormai siamo stretti, ho sempre pensato che le scogliere vadano riqualificate. Oltre che c'è la scogliera di Ponente che ormai è un disastro e quindi non ci ripara più da niente, diciamo, dei venti, ma dico, vanno riqualificate e devono diventare delle passeggiate a mare, pavimentate, illuminate, con le macchine, dove la gente ha sfogo, perché qui non abbiamo parchi pubblici, non abbiamo soprattutto la possibilità di passeggiare per strada senza incorrere in dei pericoli continui. Per cui, diciamo, secondo me sulle scogliere va fatto un intervento serio. Allora, un amministratore che pensa questo e che quindi lo traduce poi nel programma amministrativo, allora nei prossimi 5 anni diventa, diciamo, un qualcosa che può, diciamo, sai, un po' animare il territorio, farlo sognare, fargli vedere, ma se rimaniamo, ripeto, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, io dico che noi non stiamo facendo un buon lavoro per il futuro, perché poi abbiamo già 5 anni che abbiamo trascorso e quindi non mi pare che siano state fatte cose dal punto di vista eccezionale, no? Uno degli, e poi siamo in conclusione, una delle cose di questa settimana che è venuto alla ribalta è Procida Capitale della Cultura, candidata tra le 10 finaliste, è un bel risultato. E semmai in questo progetto che tu dicevi di riqualificazione del territorio, che possa passare attraverso anche non lavori di ordinaria manutenzione, anche i lavori pubblici degli ultimi anni, li possiamo quasi considerare lavori di ordinaria manutenzione, costoni che vanno giù, certo. Riqualificazione degli arenili. Sono recuperi del territorio, ma non, diciamo, sviluppo. Capito il territorio? Non di sviluppo. Cosa ci possiamo aspettare invece da innanzitutto essere già tra le prime 10, anche su questo tu hai espresso soddisfazione per, certo, per essere nelle prime 10. Cosa possiamo aspettarci da questa candidatura e sperando che poi addirittura Procida possa veramente poi diventarlo per un anno capitale della cultura nel 2022? Ma io ti ripeto, ovviamente c'è grande soddisfazione perché arrivare tra le prime 10 non è cosa da poco, è una, diciamo, poi catena promozionale che si svilupperà, diciamo, nel corso del tempo e che quindi ci darà i suoi frutti. Però è chiaro che qui, diciamo, non possiamo farci trovare impreparati, perché a noi, come abbiamo sempre detto pure con te, non interessa tanto aumentare le presenze nel mese di luglio e agosto, perché già abbiamo difficoltà a gestire chi c'è. Quindi dobbiamo andare ad una diversificazione, diciamo, del turismo nel corso dell'anno, aumentando anche la qualità. Però per fare questo dobbiamo poi aumentare la qualità dei servizi sul territorio. Allora io quello che vedo, e spero che sia, perché la parte che ovviamente su cui mi impegnerò io sarà questa, cioè dare al territorio organizzazione dal punto di vista turistico, perché senza organizzazione si rischia veramente poi di non restare senza niente, diciamo, dopo. E allora dico, per chi arriva deve avere l'impressione, è vero che l'isola, diciamo, un po' selvaggia, fa un po' 30, però voglio dire, è anche vero che ormai il turista quando sceglie quindi un posto e sborsa i soldi vuole pure un attimino che sia seguito e che soprattutto gli vengano garantiti i servizi necessari. Allora io spero che Procida Capitale della Cultura sia l'occasione
per l'amministrazione, ma per tutti gli attori. Ripeto, io farò la mia parte, con ovviamente alcuni partner napoletani su cui stiamo lavorando, per dare sistema al turismo procitano, perché diciamo, secondo me è necessario, diciamo, è fondamentale questo, e soprattutto poi c'è l'occasione per l'amministrazione per fare alcune scelte importanti, ripeto, perché diciamo, senza fare alcune scelte importanti rischiamo di avere un'invasione incontrollata che non so poi quando ci faccia bene per il prosieguo. All'attento osservatore, e chiudiamo, delle dinamiche sociali, se non ci vediamo da qua a fine anno, questo 2020-21, questo 2020 che ci lasciamo alle spalle sia come comunità che come arcipelago del Golfo di Napoli, come isole, come regione Campania, come Italia, come mondo, è stato un anno particolare, caro Peppe, forse unico nella storia, e ce lo ricorderemo ancora per tanto tempo. Tu che sei attento a queste dinamiche, quali cicatrici lascerà questo 2020 non solo sui procidani, ma un po' su tutti noi, e quali prospettive per il 2021? Ma io, caro direttore, come cicatrice pavento che ci sia ancora un ulteriore isolamento, diciamo, tra di noi, cioè perdere ancora di più il senso, diciamo, della comunità, e quindi pensare sempre di più ai fatti propri. Insomma, questa, diciamo, purtroppo è una cicatrice soprattutto per l'isola, per chi è isolano, un po' più forte, un po' più grave, perché noi, tu sai bene, molte volte siamo riusciti a venire fuori anche da situazioni di emergenza su varie problematiche proprio attraverso la forza nostra, il rapporto, la coesione, o no, il coinvolgimento della gente totale. Questo, ovviamente, questa pandemia è chiaro che ci ritrae un po', ci isola un po', ci fa rintanare un po', e semmai mette fuori soltanto odi, veleni, insomma, che poi poco hanno a che fare con una comunità che vuole crescere e che vuole. Quindi tu dici il 2021 cosa posso vedere di positivo? Vabbè, intanto diciamo che ci sia ovviamente una ripresa complessiva dell'economia e del turismo in particolare, e che ci sia anche, diciamo, da parte di chiunque, da parte dei cittadini in genere, non solo limitato all'amministrazione o all'opposizione, una volontà, diciamo, di interessarsi, diciamo, delle cose del proprio paese, di partecipare a quello che è, diciamo, il progetto, diciamo, di una procida futura che può vedere, diciamo, che ci ha visto un po' noi protagonisti, ma che può vedere sempre più protagonisti per quelle che ovviamente saranno le giovani generazioni, perché abbiamo imparato che attraverso, diciamo, il protagonismo e la partecipazione poi le cose si riescono, diciamo, a cambiare, perché sennò restano in mano poi a pochi, ripeto, che poi molte volte sono anche pochi non attrezzati, non irrobustiti politicamente e amministrativamente, quindi il territorio ne paga le spese. Quindi, diciamo, l'augurio mio è che il 2021 possa far rinascere la voglia di stare insieme, diciamo, questo ovviamente lo speriamo tutti, ma soprattutto la voglia di interessarsi del proprio territorio, perché Procida, come ben vedi, questa riuscita, diciamo, come capitale della fortuna delle prime 10, dimostra che, diciamo, ha appetibilità. E quindi è un peccato poi lasciarla in mano a pochi che ne gestiscono il futuro. Secondo me, dico, qui anche, diciamo, attraverso le categorie, perché poi abbiamo anche, io per esempio, se mi dai solo 10 secondi, guardo con estremo interesse, penso anche tu direttore, a tutti quei professionisti che noi abbiamo sparsi per il mondo. Cioè noi ormai siamo una terra che una volta, diciamo, ma anche adesso, diciamo, mandiamo fuori gente di mare, ma stiamo mandando anche fuori di professionisti. Quella Procida che vive quella fuori Procida, quei figli di Procida che stanno in giro per il mondo, e che secondo me, per farli rimanere legati, perché qui hanno vissuto la loro gioventù, qui ci sono un attimino formati, secondo me noi dobbiamo coinvolgerli in un processo di idee, diciamo, per il territorio, perché attraverso la loro professione, attraverso quello che fanno invece altrove, non solo possono essere dei grandi ambasciatori dell'isola, perché ovviamente parlano di Procida ovunque si sono, però praticamente possono dare il proprio contributo professionale, ripeto, di idee alla costruzione di un futuro. E che noi dobbiamo eliminare, diciamo, tutte queste forme di distanza, di odio che ormai si è creato su questo territorio, e veramente pensare ad una comunità che in modo solidale guardi avanti, diciamo, questo è importante. Perfetto, con l'augurio di Peppe, allora noi diamo appuntamento ai nostri videospettatori alla prossima puntata di Panorama Procida. Grazie Peppe. Grazie a te, al direttore, grazie a te, Ischia, e a tutti i telespettatori. Grazie.